Buongiorno, oggi vediamo come giocare con il frisbee e il cane. Per giocare col frisbee e il cane è importante avere un frisbee, un cane, ma soprattutto saperlo lanciare. Allora vediamo come impugnare il frisbee. L'importante è che questo frisbee sia morbido per far sì che il cane non si faccia male nel prenderlo al volo. Questa cosa dobbiamo prenderlo tra dito medio e pollice in questa maniera. Chiudere con anulare e mignolo sotto la base e col dito indice stare sulla circonferenza esterna del frisbee in questo modo qua. Impugnato correttamente il frisbee posso procedere alla preparazione del tiro chiudendo il frisbee all'interno del mio braccio e ruotando la schiena per procedere poi a un lancio in linea retta. Inizio allora ad allenarmi a lanciare il frisbee a distanze crescenti mirando quindi magari a un primo cono anche solo a 3 metri di distanza. Poi mi allenerò con una distanza maggiore, 8 metri. E infine proverò un lancio da 12 metri. Ora allenatevi perché domani vediamo come invece preparare il cane per giocare col frisbee. Gira! Like a bird in the night, I know I'm changing.